Come fare con la muffa bianca da risalita? Questa è una delle domande che ricevo più spesso in privato. Cara Eleonora, approfitto del tuo commento per dirvi che, ragazzi, io, Giuseppe, la chiappamuffa, non mi occupo e non ho soluzioni per l'umidità di risalita. Avrete visto dai miei racconti che parlo sempre di muffe da condensa, che sono completamente diverse, perché si formano negli angoli più freddi, non al pian terreno, ed è molto più semplice da risolverle. Però siccome mi chiedete un consiglio, si vede che sotto sotto avete un po' di fiducia o speranza nei miei confronti, vi dico una cosa che vi taglierà un po' le gambe. Quello che ho imparato nella mia esperienza è che quando c'è un problema complicato, più che chiamare un'azienda, bisogna chiamare un tecnico, un esperto o uno specialista. Nella mia esperienza ho imparato che i patologi edili sono le persone più attendibili per poter risolvere questo tipo di problemi. Uno, perché non sono pagate da nessuna azienda e non devono vendere per forza la soluzione della multinazionale di turno. Quindi sono dei tecnici imparziali che osservano i fenomeni, la qualità costruttiva delle abitazioni e danno delle risposte. Quando ti affidi al cugino, al prodotto che hai trovato online che ti ispira o all'azienda che lo deve vendere, ovviamente o ti presenti più preparato di loro per poter discutere sul fatto che loro magari ti diranno devi usare questo, altrimenti devi fare una prova. Come puoi immaginare, nel mondo dell'umidità di risalita ci sono diverse opzioni. C'è chi fa il taglio, chi infila le resine sui muri, chi fa la controparete, chi appunto mette lo scatolotto che inverte il flusso dell'acqua, eccetera, eccetera. Tutti ovviamente giurano e spergiurano che la loro soluzione è la migliore, però io ad oggi non farò nessuna partnership con aziende che risolvono problemi di umidità di risalita perché è risaputo che quel rimedio lì che ha funzionato in alcune tipologie di casi, ci sono anche le muffe da risalita in ambienti ecclesiastici, nei palazzi antichi, non è detto che funzioni nella tua villetta. Quindi mi viene da dire, ragazzi, segnatevelo bene. Pagate un tecnico per farvi dire precisamente qual è il problema. Se vedete che non vi propone soluzioni commerciali, siete sulla strada giusta. Se vi propone quel tale marchio, quel tale prodotto, c'è qualcosa sotto. Non voglio fare il complottista, però per una volta mi piacerebbe poter parlare con una persona che mi dice che problema ho e come risolverlo, senza vendermi nulla. Ciao da Giuseppe e basta muffa e buona risalita a tutti.